Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Lo sapevate che il nostro corpo, quando noi cantiamo, canta tutto? Cantare in libertà. Abbiamo già parlato in precedenza della fonazione, di come funziona il nostro apparato fonatorio. Ovviamente sappiamo che le corde vocali si trovano all'altezza qui della laringe, nella laringe, e l'aria andando verso l'alto sfrutta le cavità di risonanza per far risuonare la nostra voce. Però ovviamente noi, essendo collegati completamente con il corpo e con le nostre ossa, il corpo va in vibrazione completamente quando noi cantiamo. Anche se è impercettibile, ovviamente noi non lo sentiamo. Che vibra, sentiamo sicuramente la testa, questo sì, però il corpo non lo sentiamo vibrare, però dobbiamo sapere che il corpo va in vibrazione completamente. Quindi abituiamoci a far partecipare tutto il corpo all'azione del canto, all'azione fonatoria. In questo modo noi, quando andiamo a emettere un suono, sicuramente avremo come prima cosa la preparazione di questo suono, quindi con la respirazione. E poi andiamo in emissione facendo partecipare tutto il corpo. Cioè, quando noi cantiamo, se siamo fermi, avremo un risultato che è statico anche nella voce. Mentre se il corpo partecipa, ma proprio dall'interno anche, ci può aiutare ad emettere più voce o comunque ad arrivare meglio fuori. Tipo, se noi leghiamo un movimento che può essere anche questo può sembrare banale, però ci aiuta a portare fuori l'aria in maniera più determinata. Come succede per quelli che fanno karate, ad esempio, c'è il kyai, pare che si chiami, mi sa, aiuta a mandare l'energia in un punto preciso, focalizzando con tutto il corpo e con la voce quello che si sta facendo. Ovviamente noi possiamo cantare anche stando fermi, e assolutamente sì, tipo nella lirica soprattutto, se noi osserviamo il grande Pavarotti ad esempio, lui era molto statico nelle parti soprattutto più importanti, però vi assicuro che all'interno lui sentiva il suo corpo. Non è facile da spiegare, ma anche stare fermi non bisogna mai essere privi di energia, c'è anche uno stop. Deve essere sempre pieno. È difficile da spiegare, però credo che si sia capito quello che voglio dire. E assolutamente noi, attraverso i muscoli intercostali, attraverso la nostra postura, possiamo mandare fuori questa, con tutto il corpo, la nostra voce. Per concludere, uno degli errori che vedo spesso fare è quello di associare gli acuti alzando la testa, come se gli acuti fossero in alto. Questo non è vero perché abbiamo detto che le note sono tutte sullo stesso piano e quindi evitate di schiacciare il suono alzando la testa, ma mantenete una postura corretta, ricordando che se necessario potete farvi aiutare da tutto il corpo ad emettere il suono verso fuori. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.